Bentrovati per questo nuovo aggiornamento meteo. L'autunno cerca di ritagliarsi i suoi piccoli spazi, ma sull'Europa al momento non ha vita facile perché è ostacolato dalla presenza quasi costante di un campo di alta pressione che tra l'altro nelle prossime ore andrà ulteriormente rinforzandosi. C'è però una variante sul tema, dato che questo autentico ciclope del cielo porrà i suoi massimi sull'Europa centro-settentrionale, favorendo in questo modo la discesa dalla Russia meridionale verso la Grecia e poi nel corso del weekend anche verso l'Italia di un modesto fronte freddo. Nascerà quindi un piccolo vortice ciclonico che dalle acque dello Ionio risalirà verso nord, interessando con tempo instabile dapprima il sud e poi anche le altre regioni dell'Italia. Poi quale sarà il passaggio successivo? Ricordate quando nell'ultimo video, quello di mercoledì, avevamo posto l'attenzione sul possibile aggancio con le correnti perturbate atlantiche? Ebbene, questa manovra sembra che in parte possa realizzarsi ed andare ad aprire, almeno temporaneamente, la porta atlantica. Subito passerà una perturbazione che tra mercoledì 16 e giovedì 17 novembre porterà una discreta passata di piogge da nord verso sud. A seguire un secondo sistema frontale, a dire il vero un po' più blando, potrebbe dare comunque il suo contributo nella giornata di venerdì 18 o tra venerdì 18 e sabato 19 novembre con qualche altra pioggia, ma in un contesto che al momento non c'è ancora ben chiaro. Anche perché nel frattempo, stiamo parlando dell'inizio della terza decade del mese, l'alta pressione non se ne starà a guardare ma tornerà a premere dai tropici, costringendo l'Atlantico a non avere l'esclusiva ma ad interfacciarsi sempre e comunque con la sua ingombrante presenza. Come vedete l'incertezza è ancora elevata, la stagione sta tentando di assumere il controllo della situazione e per questo dobbiamo lasciare il tempo necessario alla modellistica numerica di ricalcolare correttamente l'evoluzione. Non fatevi prendere dalla fretta, da chi vi propina facili scenari a lungo termine, ancor meno se di freddo e di gelo, perché chi millanta tutto questo vi inganna due volte. Primo, perché le previsioni a lungo termine non sono attendibili. Secondo, perché dopo due o tre settimane non sarete in grado di verificarle, visto che semplicemente ve ne sarete già dimenticati. Rimaniamo quindi con i piedi per terra, dando uno sguardo alle prossime 72 ore. Sabato 12 novembre su tutte le regioni avremo passaggio di nuvolosità piuttosto estesa, ma a tratti sottile, con momenti di pallido sole possibile, soprattutto nel pomeriggio, al centro e al nord. Si chiude ulteriormente invece al sud, dove verso sera non mancheranno anche alcuni rovesci, talora a sfondo temporalesco. I venti saranno disposti tutti intorno a est, deboli al centro-nord, in rinforzo al sud, dove i mari diventeranno mossi. Le temperature cederanno 3-4 gradi nei valori massimi, specie al centro e al sud. Domenica 13 novembre al mattino schiarite al nord, a variabilità altrove, con tendenza a rovesci in forma sparsa e discontinua, che dal sud procederanno verso il centro, interessando soprattutto il versante adriatico, poi la Sardegna e infine in serata anche alcune zone del nord, dove avremo anche un calo delle temperature. Valori in lieve ripresa invece al meridione, sempre venti da est e mari mossi. Infine la tendenza da confermare per l'inizio della prossima settimana, che proporrà condizioni di generale variabilità, con qualche piovasco sporadico possibile nella giornata di lunedì, soprattutto in mattinata, ma in attesa che poi martedì sera si presentino al nord le piogge portate dalla perturbazione atlantica che abbiamo visto poc'anzi. Ebbene, per il momento da Luca Angelini è tutto, grazie per averci seguito, vi invito ad iscrivervi al canale, vi saluto, vi auguro buon weekend e vi attendo al prossimo video.